Anche stavolta 1936, solo io aveva, ci sentite, ragione. Anche questa volta, cosa vi avevo detto riguardo dell'Argentina che non sarebbe arrivata in fondo ai mondiali? Così è stato, purtroppo. Dovete capire, le persone che hanno visto il calcio, che vedono calcio da 30 anni e che riescono a vedere le cose in anticipo, da chi invece segue il calcio per sport. Io purtroppo qualcosa l'acciacco e diciamo che vedendo giocare le squadre riesco a capire se una squadra può arrivare, poi dipende sempre dalla fortuna, però questa Argentina non poteva proprio arrivare infine alla fine del mondiale, una squadra senza idee, senza gioco, che si affida ai colpi dei singoli, e anche oggi ne abbiamo vista la riprova con un Messi inoperoso, diciamo così, per non offenderlo, perché abbiamo sempre rispetto di questo ragazzo e poi evidentemente poi soffre anche molto e sente anche molto le partite con la sua Argentina, ma non poteva fare di meglio oggi. Francia-Argentina 4-3. Ragazzi, oggi abbiamo visto il talento di questo Mbappé, giocatore che gioca nel Paris Saint-Germain, che ha pagato 170 e passa milioni. Abbiamo visto il perché questo è un giocatore che, non so chi se lo ricorda, a me mi è sembrato di vedere oggi il Babangida della Nigeria di Winning Eleven. Butti il pallone lì avanti e ci sta quello che parte, velocità 19, il treno, l'Eurostar, e fa tutto da solo. Cioè, è stato imprendibile. Il primo quarto d'ora correva da tutte le parti, si è creato il calcio di rigore, c'è stata prima la traversa di Griezmann su punizione, poi calcio di rigore sempre segnato da Griezmann. A metà partita, prima dell'intervallo, pareggio Argentina con un grandissimo gol di Di Maria, che prende il pallone dai 35 metri, lancia un tiro fortissimo interno sinistro che si mette sotto il 7 e il tiro è stato imparabile, 1-1 per l'Argentina. Ricomincia il secondo tempo, 2-1 firmato Mercado, mi pare, su un tiro di Messi. Mercado era di fronte al portiere, devia la palla che entra in rete, giocatore tenuto in gioco da un difensore francese, quindi 2-1 Argentina, e qui incomincia lo show francese. In pratica c'è un bellissimo gol di Pavard, terzino destro della Francia, che prende il pallone su un cross che arrivava dalla sinistra, cross lungo, lui arriva, tira una bordata di destro e la palla finisce sul secondo palo con una parabola bellissima e imparabile. 2-2 Francia, e qui esce Mbappé con la sua doppietta che fulmina il portiere argentino Armani. Ma ci avete fatto caso che Armani si assomiglia tale e quale ad Antonio Bocchetti, ex difensore del Pescara? È identico, andate, cercate su Google Antonio Bocchetti, vedete le fotografie, guardate la faccia di Armani e guardate Bocchetti, è lui, la controfigura di Bocchetti. Ragazzi, che dire, oggi c'è stata ancora una volta l'ennesima dimostrazione che Messi non riesce a trascinare la sua nazionale, purtroppo. Dico purtroppo perché a me dispiace, questo ragazzo è veramente, veramente forte, ha dimostrato di essere un fenomeno mondiale, però rimane sempre un però. La differenza con Cristiano Ronaldo la fa che Cristiano Ronaldo trascina il suo Portogallo che vedremo questa sera alle ore 20 con l'Uruguay di Cavani e Suarez, mentre lui non riesce a trascinare, a fare la differenza nella sua nazionale. Non so, ho il timore che tutta questa leggenda di Messi sia derivante anche dal fatto che sto ragazzo ha giocato per 15 anni sempre in Spagna, dove si sa che le difese sono tarallucci e vino e lasciano spazio a ciò che trovano. Quindi non lo so fino a che punto Messi, se avesse giocato in un campionato inglese o anche quello italiano, poi avesse fatto tutto questo suo classe da fenomeno. Sebastianetti non va più via. Non lo so.
Però certo è che mi dispiace. Capitolo Icardi, sto sentendo in tanti in questi giorni i tifosi dell'Inter: ma l'Argentina non ha chiamato Icardi, ma San Paolo lascia a casa Icardi. Sì, è vero. Come cavolo fai a chiamare Pavon, attaccante del San Carlo, ma che era l'attaccante di ripatatina portate ai mondiali? Ma come si fa a portare Pavon a non portare un Icardi che ti fa capocannoniere in Italia da più anni? Allora, Icardi sarà quello che sarà, però è un giocatore dalle caratteristiche che l'Argentina non aveva. Cioè, sul gioco aereo Icardi sappiamo che la sua caratteristica è quella di anticipare il difensore avversario e segnare di testa. Cazzo, vuoi portarti un giocatore che magari ti può fare la differenza e ti sblocca la partita, un giocatore diverso? E purtroppo non è stato fatto. Icardi è stato lasciato a casa e l'Argentina ha giocato con in pratica Messi, Agüero, Pavon, Di María, Dybala non abbiamo mai visto in pratica in questo mondiale. È uscita meritatamente dai mondiali. Va bene ragazzi, io adesso vi lascio, mi raccomando, commentate qui sotto nei commenti, fatemi sapere la vostra su questa partita. Io vi invito a lasciare like se questo video vi è piaciuto, mi raccomando supportatemi, perché vedete che veramente mi sto impegnando per voi a fare questi video. Vi lascio sempre i miei pronostici, anzi fatemi sapere qui sotto nei commenti se volete i pronostici delle partite che si giocheranno, così magari ve li potete pure scommettere se volete. Mi raccomando, condividete il video e soprattutto iscrivetevi al canale, voglio arrivare a 1000 iscritti, iscrivetevi, supportatemi, io vi saluto adesso, buona partita questa sera Uruguay-Portogallo e sempre Forza Pescara, ciao a tutti, alla prossima!